un omicidio che si sta facendo a una città. Sapete benissimo Vabbè, ma non cosa si può fare, accade. È chiaro che Massimo, oggi cosa mettiti l'anima accade? in pace. Ormai la provincia di Brindisi hanno deciso che è morta. Sì, Per cui, e che poi facciamo hanno deciso, adesso? hai detto bene a Ma dire certo che hanno hanno deciso, perché deciso, l'hanno deciso ma votando questa legge in sicuramente non Parlamento. potevi Non deciderlo l'ha tu, deciso padroni Griffi, ma è del tutto altrimenti ai evidente. cittadini non diciamo la verità. Di Gli diamo commercio. la questura, ma vabbè. Io do la questura a Sappiamo, te, tu dai la prefettura a me, ma sappiamo che è cioè, ridicola questa cosa, no? Nell'accorpamento, nella di città commercio. capoluogo, come si esce? Questo ministro le spara una dietro l'altra, devo dire la verità. Cioè, io do una questura a Purtroppo dico te, la tu verità, dai se una non prefettura a purtroppo me, dice la ma io dico la verità perché parlo in verità. libertà. Allora, Questo ministro sì, è è stata una così, delusione ma profonda, tutti non sanno di profondissima. cui A me è dispiaciuto molto, infatti, e voglio diciamo, chiarirlo, che sono 5 anni che quotidianamente evidenzia gli sprechi le della regione battaglie. No, Puglia sinceramente e c'è non da se ne accorge preoccuparsi. nessuno. Posso fare lo spot su Telerama, per No, favore? Cioè, assolutamente. non se ne accorge Però, nessuno. scusami Direttore, Paolo, consentitemi. fammi finire. Sì, io facevo lo spot su Rai 3, ma Cioè, non per andare a Rai 3, le insomma, cose era così che in generale. dice Telerama così da anni Scusami, su... No, questo lo dico No, perché questo è fai un giusto. plauso alla mia redazione, Certo, consentitemi. assolutamente. Avranno 300.000 euro di autonomia, significa che questi servizi non potranno essere garantiti. Ci chiamano le scuole dicendo che il tetto sta cadendo e non ci saranno soldi per sistemarlo il tetto. Ma Quindi, intanto ci facciamo il B-Festival con maggiori, 1.700.000 esatto, intanto euro. fanno il B-Festa con Vergogna, 1.700.000 euro alla regione. Questa è una è una vergogna, vergogna, bisogna e gridarlo. bisogna, È e una bisogna vergogna. diciamo, andare sotto Palazzo Caspita. Chigi tutti Andiamo intanto in insieme. via Capruzzi, Con, come si chiama la via allora, della regione. quindi maggiori risorse, devono dare È il respiro, tuo altrimenti, assessorato questo, devi protestare. Vai a, io protesto, l'ho capito, ma andiamo non ho una insieme a televisione, però protestare. protesto. Che diamine. Detto ciò, nel mio... Padroni Griffi ha dichiarato, basta guardate le azioni, basta i campanilismi, per cui attenzione che Padroni Griffi non avanzi una proposta al Parlamento di accorpamento di imperio, perché no, poi io, si su vuole... questo, io, di, io di questo non lo voglio so sapere di perché, chi è responsabilità. Non so per quale con la motivo, lobby capitanata ma io, da Paolo ma io sono Tagliano. pronto a fare scommesse che potrebbe succedere seriamente questo, perché io lo è dico proprio da la logica, no, della spendereview è quella la riforma elettorale va nella circoscrizione provinciale, anche cercare in qualche maniera di rendere sempre più agile l'aspetto istituzionale. Quindi facciamo il allora, punto facciamo e un chiudiamo. Punto. Allora, qualora, come dire, la provincia di Lecce, no, dal mio punto di vista, dovesse ingrandirsi, potrebbe superare 1 milione di abitanti, per cui il requisito minimo per diventare regione, Lecce capoluogo, e abbiamo risolto il problema. Apparentemente un giorno potremmo essere regioni comunque, e Brindisi e Taranto si facciano quello che vogliono fare per i fatti loro, rimangono in Puglia, soffriranno il baricentrismo, peggio per loro. Siccome questa cosa non mi piace, non mi appassiona, perché io ci ho creduto al Grande Salento, io credo che sarebbe invece opportuno superare questa logica del capoluogo, affidarsi al buonsenso. Allora, qual è la posizione del Movimento Regione Salento? Perché o nel caso della grande provincia o nel caso della regione, il problema del capoluogo sicuramente si porrà prima o poi. Allora noi diciamo questo. Affidiamolo al buon senso, perché una volta che ti tocca o avere una regione che mette insieme 3 territori, o una super provincia, maxi provincia, macro provincia, con deleghe e fondi, con deleghe e fondi, certo. Ma questo è perché scontato, questo è il punto perché sennò sostanziale, non avrebbe senso, ti tocca, ti devi sedere intorno a un tavolo, non vengo se voglio vengo, se voglio non vengo, quell'SMS non vengo più, ti devi sedere intorno a un tavolo e devi trovare una soluzione, il buon senso dovrà prevalere. Questa è la posizione del Movimento Regione Salento. La mia, di Paolo Pagliaro, dove ogni testa ha un'idea, compresa quella di Padroni Griffi, perché mi sembra veramente che sia una testa e un'idea, punto, è quella suggestiva che tu mi hai voluto fregare, che è quella del capoluogo Oria. Perché c'è lo zoo. Che mette tutto. Quello è Fasano. D'accordo. Anche, no, c'è anche a Oria. Che tra l'altro Ma si fondamentalmente, vuole accorpare a Bari. L'idea suggestiva, devo dire, che mette tutti d'accordo in qualche maniera, che non crea grosse frizioni tra Lecce, Brindisi e Taranto, anche posizionata baricentricamente, uso questo termine così finalmente qualcuno insomma, si mette in pace con Bari, e, il castello che secondo me dovrebbe ritornare nelle mani del pubblico. Non è secondo me possibile immaginare che un giacimento storico, culturale così importante del nostro territorio sia in mano al privato. Per cui ritorni al pubblico, si stanno spendendo 80 milioni di euro per fare la nuova sede regionale, si potrebbero risparmiare
quei milioni assolutamente inutili e magari acquistare il castello di Oria, farne, come dire, la sede della presidenza, della giunta e del consiglio regionale e prevedere sì a questo punto gli assessorati diffusi sulle tre capitali della regione Salento, Lecce, Brindisi e Taranto, in funzione delle vocazioni, delle potenzialità e delle criticità. Ci mettiamo tutti d'accordo. Faccio un esempio calzante. 6 chilometri. Facciamo, stiamo parlando dell'isola che facciamo, non c'è. No, voglio dire, senza visione. Non è un sogno. Senza visione. Non è un sogno. Basterebbe mettersi intorno a un tavolo e si fa. Se un politico perde la visione di prospettiva, chiudersi e anche assolutamente sì. No, volevo continuare questo ragionamento degli assessorati diffusi sul territorio, vuol dire dove ci sono le criticità, per esempio che l'assessore all'ambiente della regione Salento lo portiamo a Taranto, voglio vedere se non risolviamo il problema dell'Ilva, se l'assessore sta lì sotto i camini dell'Ilva, magari in una zona bella dei tamburi, ci mettiamo l'assessorato all'ambiente della regione Salento e vediamo un po' se non risolviamo il problema dell'ambiente, dell'inquinamento armato a Brindisi. A Taranto, non è una banalità, vuol dire prossimità, conoscenza, efficienza, responsabilità, degli elementi che sono alla base della buona amministrazione. Qualcuno dice che sogniamo pure, ma noi abbiamo questa visione, la visione di prospettiva per consentire a questo Salento di emergere, di svilupparsi e diventare quello che potrebbe diventare, un paradiso straordinario dove far vivere serenamente i nostri figli e consentirgli di rimanere qui e non andare via per trovarsi un posto di lavoro come facevano i nostri genitori e i nostri nonni. Questo è il nostro sogno, io sono convinto che giorno dopo giorno si possa raggiungere, basta che ci sia la buona volontà di tutti e realmente l'interesse supremo della comunità, abbandonando i personalismi e gli interessi particolari che oggi purtroppo stanno rovinando questo territorio. La si condivide o meno, questa è l'idea di Paolo Pagliaro del Movimento Regione Salento, grazie a lui, grazie a Luigino Sergio.